Sono riuniti tutti i rappresentanti del centrodestra e si parla ovviamente della situazione economica del bilancio di Pescara, perché viene continuamente ripetuto dalla maggioranza che questa situazione è dovuta alla gestione Mascia. Quindi oggi che cosa volete spiegare? Intanto vogliamo dire che Pescara non è una città in predissesto, che pensiamo che questa operazione di Alessandrini sia un'operazione assolutamente scellerata da un punto di vista politico ed amministrativo, che mette in ginocchio la città, che danneggia i cittadini di Pescara, che già pagano le tasse al massimo e che continueranno a pagarle per troppi anni. Noi in 5 anni non abbiamo mai aumentato le tasse, anzi le abbiamo abbassate, e oltretutto per 5 anni abbiamo avuto il parere favorevole dei revisori dei conti. Quindi quale responsabilità possano attribuire a Mascia sinceramente non è dato sapere. Il punto è che questa amministrazione, a cominciare dal sindaco, è assolutamente inadeguata a gestire una situazione complessa come quella che oggi affrontano tutti quanti i comuni, perché tutti i comuni sono in difficoltà, ma non tutti i comuni chiedono il predissesto perché non sanno come muoversi, perché tranquillamente le situazioni possono essere gestite senza vessare i cittadini, senza bloccare gli investimenti, senza bloccare i pagamenti alle imprese, senza andare a incidere sulle tasse anche per quella fascia di reddito sotto a 15.000 euro che oggi è esente e che invece domani con il predissesto andrebbe ovviamente a sostenere un esborso notevolissimo. Quindi ci sono situazioni assolutamente che escludono il ricorso al predissesto. Alessandrini ci ripensi, noi combatteremo in aula e per le strade per far capire che questa scelta è assolutamente drammatica per la città, incoerente, inaccettabile, anche perché Alessandrini comunque continua a fare spese, continua a assumere dirigenti nonostante oggi il Parlamento abbia approvato un emendamento che blocca tutte le assunzioni, continua a dare incarichi esterni, continua a fare spese. Per esempio per Natale ha speso circa 100.000 euro per le manifestazioni, e ovviamente una cifra che si poteva risparmiare se c'era una situazione drammatica come quella che loro descrivono. Evidentemente non è così, però da una parte loro continuano a spendere e dall'altra ci raccontano la favola del predissesto che danneggerà la città.